La seconda edizione di Calabria Avventura riparte dal comune di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, istituito nel 2018 mediante la fusione dei due comuni contigui di Corigliano Calabro e di Rossano. Queste due splendide cittadine vantano una storia ricca di bellezze artistiche e paesaggistiche. A bordo del nostro fuoristrada siamo curiosi di vivere ogni singolo momento che la visita delle due città ci farà gustare. Prima tappa, l'incantevole Castello Ducale. Questa è Sala degli Specchi, Sala del Trono, la stanza di maggiore rappresentanza della città di Corigliano Rossano. Qua tutto quello che vedete è originale, quindi tutti i lampadari sono in cristallo di Boemia, e divanetti e tendaggi sono stati rifatti identici agli originali, ma la cosa più importante dal punto di vista artistico sta sopra la nostra testa. È un dipinto del 1860, l'autore Ignazio Perricci di Monopoli. La tecnica è una tecnica francese, uno splendido trompe-l'œil, vuol dire tecnica di inganno. L'inganno è proprio l'illusione ottica della tridimensionalità. Ignazio Perricci è un autore importantissimo proprio per l'Italia, proprio perché ha fatto qui una prova, poi è andato al Quirinale a Roma e ha fatto Sala degli Specchi del Quirinale. Dal punto di vista artistico è questo il fiore all'occhiello di Museo Castello Ducale, proprio perché è il trittico di Domenico Morelli. Centrale la Madonna delle Rose, firmata e datata Morelli 1872, ai lati Sant'Agostino e Sant'Antonio Abate. Mentre un'altra opera pregevole, un mezzaffresco che vedete in alto, è il Paradiso secondo la versione dantesca, l'artista di scuola fiorentina Girolamo Varni 1861. Quindi chiesa militante in basso, chiesa trionfante in alto, tecnica di restauro, campitura neutra. Il Morelli diede la propria opera al barone facendo coprire il mezzaffresco perché a questa condizione proprio perché chi entrava doveva vedere ed essere abbagliato solo dalla bellezza del trittico. Fortunatamente è stato coperto con della carta velina e quindi durante il restauro è venuto alla luce tutto quello che vedete. Allora, Torre Mastio Maschio, sempre posta a nord-nord-ovest nelle fortificazioni aragonesi. Nasce però come torre difensiva, come vi accennavo all'inizio, con i Normanni, quindi nel 1073. Cilindrica, liscia, grigia, con una scala a pioli, quindi in caso di assedio sollevavano. Viene abbellita, così come la vedete, per volere della famiglia Compagna, perché con loro diventa un palazzo nobiliare residenziale, scala in ghisa. 144 gradini, tutta bullonata, non saldata, quindi un'opera d'arte come la Tour Eiffel di Parigi. Questo è il terzo, sono sei livelli, mezzi affreschi, l'artista Girolamo Varni, sempre quello che ha affrescato la volta della Cappella di Sant'Agostino. Questa è la prima crociata con Goffredo I di Buglione, inizia la battaglia, è tutta raccontata la prima crociata, torna a casa ferito, la moglie lo sostiene, come potete notare. Ci spostiamo al Romitorio, una piccola struttura eretta nel punto dove sorgeva la capanna che ospitò San Francesco di Paola durante il suo soggiorno a Corigliano. Al suo interno è abbellito da affreschi risalenti al 1636, raffiguranti la vita del santo. La chiesa di San Francesco di Paola è ad una sola navata con un bellissimo soffitto a cassettoni. L'altare principale è realizzato in marmo policromo intarsiato del Settecento. Sulla parete destra della navata si trova un affresco che raffigura una Madonna della Melagrana del XVI secolo. Il busto ligneo che rappresenta San Francesco contiene un reliquiario d'argento che custodisce un pezzetto del costato del santo. Dopo una mattinata ricca di storia e cultura, facciamo un salto in spiaggia a Schiavonea.
Il Lido Mama Club è l'ideale per rinfrescarci e fare un tuffo. Ad accoglierci e accompagnarci è Angela. C'è la spiaggia, Roni, facciamo anche da Lido. Molto carino, molto. E poi faremo un bagno. Chi si tuffa per prima? Fare un bagno. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Buono e fresco. Hai ragione. Raga, ma è qua vicino l'azienda. Potremmo andarla a visitare. Sì, magari. Pierluigi, parlami della tua azienda. Allora, la nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare. Iniziò nostro padre più di 35 anni fa, da circa 25 anni siamo un'azienda produttrice di succhi concentrati per le multinazionali, nello specifico di clementine e di arance, ma da qualche anno abbiamo deciso di dare un valore aggiunto al prodotto di punta che sono le clementine, sviluppando un progetto che si chiama appunto Clemi, dove abbiamo già elaborato questa bibita che tu hai provato. Sì, molto buona. Quello che ci caratterizza fondamentalmente è il fatto che noi abbiamo il 20% di succo di clementine della piena di Sibari, che detta dagli esperti del settore sono le clementine che hanno le migliori caratteristiche organolettiche del mondo. In più la nostra bibita è senza conservanti, senza coloranti e senza glutine. E insieme a questo prodotto abbiamo anche una linea concentrati che serve per la preparazione dei succhi a colazione, oppure viene utilizzata anche per la preparazione di granite. Sì. La differenza che c'è con i nostri competitor che usano prodotti liofilizzati per la produzione di granite, il nostro prodotto è a base di succo. È naturale. È più naturale. Allora, siete una delle eccellenze della Calabria, di questo territorio? Beh, sì, in effetti abbiamo avuto con molta gratificazione un premio della Coldiretti che è l'Oscar Green Nazionale 2018. Proprio con il nostro prodotto di punta che è la bibita. Complimenti. Grazie. Dopo una giornata così intensa, ciò che ci serve è un po' di riposo. A bordo del nostro fuoristrada ci dirigiamo verso la bellissima dimora storica della tenuta Ciminata Greco, a pochi minuti dal centro di Rossano e immersa in una campagna incontaminata tra oliveti secolari e giovani agrumeti. Allora, qui ci troviamo nella casa di campagna dei miei antenati, in particolar modo in questa zona qui c'era il frantoio di famiglia. E qui potete ammirare, ecco, le macine, abbiamo quelle due che sono del 1900, mentre questa è del 1930. Sì, sì, questa è una casalette che dal 1700 è sempre appartenuto alla nostra famiglia, la famiglia Greco, e ha avuto diverse evoluzioni fino ad arrivare ad oggi ad essere, ecco, un'attività ricettiva. Abbiamo realizzato 11 camere, abbiamo trasformato le 11 case coloniali trasformate in B&B e poi ecco, concediamo l'intera struttura in tutti i suoi spazi interni e esterni per l'organizzazione di prevalentemente matrimoni, ma anche banchetti, convention. Pronte e cariche, andiamo a visitare la bella Rossano. Si parte! Allora ragazzi, come vi accennavo poco fa, Rossano, il centro storico di Rossano,
è stato un centro storico prettamente nobiliare, perché c'è stata una grande concentrazione, lo è ancora oggi, di queste famiglie benestanti, nobili, che hanno creato questi edifici enormi, questi palazzoni che adesso vedrete. Accennavo a questi nobili che hanno gestito il potere economico commerciale, perché Rossano è la patria dell'olio e la patria della liquirizia. Pensate alla Marina di Rossano, fino a diciamo alla fine dell'Ottocento, del 1800, c'era una banchina di attracco navale dove i bastimenti, che allora si chiamavano bastimenti commerciali, imbarcavano gli oli, imbarcavano la liquirizia e la trasportavano in tutte le parti d'Italia e dell'estero. Questo è il santo patrono di Rossano, il fondatore, diciamo, religioso di Rossano. Questo San Nilo partì da Rossano, cominciò a Rossano la sua vita, si chiamava Nicola Malena, quindi da Nicola poi Nilo è nato, ed era uno come San Francesco d'Assisi, apparteneva a una famiglia nobile e ricca, che fu preso dalla devozione, quindi si spogliò dei suoi averi. E che cosa fece? Nella sua grande intelligenza cominciò a peregrinare, ma non a parte a portare in giro la parola del Cristo, ma a creare i presupposti di costruire delle abbazie. Tant'è che la prima fermata lui la fece a questo paese Arbrèche, che è San Demetrio Corone, che è un paese Arbrèche, dove fondò il monastero e l'abbazia dedicata a Sant'Adriano. Peregrinando fondò l'ultima, l'abbazia di Grottaferrata vicino Roma. Signori, qui siamo nel clou della cristianità. Siamo nella nostra grande cattedrale dedicata alla Madonna denominata la Chiropita. La Chiropita dal greco significa non dipinta da mano, quindi non dipinta da mano umana. Vedete al centro della navata centrale questa edicola votiva, c'ha un valore inestimabile sia di arte, ma principalmente di storia religiosa, di amore. Codex, nel cuore del centro storico di Rossano, famoso soprattutto perché custodisce il Codex Purpurius Rossanensis, che è considerato uno dei più preziosi evangelari greco-miniati esistenti al mondo. Infatti nell'ottobre del 2015 è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nella categoria Memory of the World. Cos'è il Codex Purpurius Rossanensis? Si tratta di un Vangelo greco-miniato che risale al VI secolo, è stato realizzato nel VI secolo, quindi 1500 anni fa, nell'Impero Romano d'Oriente, in uno scriptorium bizantino dell'Impero Romano d'Oriente. E giunge poi nella città di Rossano, portato probabilmente da dei monaci che sfuggivano alle lotte iconoclaste dall'Oriente e che si riversarono in molte zone dell'Italia meridionale, che trovarono probabilmente tra l'VIII e il X secolo in Rossano un luogo di rifugio, perché Rossano nel X secolo fu una città dalla grande importanza dal punto di vista politico, amministrativo, religioso. Il nostro codice perché è importante? Innanzitutto per la preziosità dei materiali, perché è composto da
188 fogli di una finissima pergamena color porpora. Pensate che il colore porpora era il colore dell'imperatore, quindi questo denota che fu certamente commissionato dall'imperatore stesso, da una figura della famiglia imperiale. È tutto scritto, il testo, in greco, in maiuscola biblica, in inchiostro d'oro e d'argento. I primi tre righi di ogni Vangelo sono in inchiostro d'oro, tutto il resto in inchiostro d'argento. E poi è reso davvero oltremodo prezioso dalla presenza di 15 miniature. E queste 15 miniature sono considerate un capolavoro della cultura bizantina, quindi conosciute e studiate in tutto il mondo, e raffigurano scene della vita di Cristo con particolare riferimento alla liturgia greca nella Settimana Santa. Quindi c'è anche questo stretto legame con la cultura bizantina che ha fortemente caratterizzato la città di Rossano nell'antichità. Oggi il codice in realtà è stato poi documentato. Noi sappiamo che appunto fu realizzato 1500 anni fa, ma iniziò ad essere documentato solo nell'Ottocento, quando fu ritrovato nella cattedrale di Rossano da un canonico della cattedrale, precisamente nel 1831. Da lì iniziò ad essere studiato e fu poi portato alla conoscenza della cultura internazionale alla fine dell'Ottocento da due studiosi tedeschi che pubblicarono appunto un testo dal nome Codex Grecus Purpureus Rossanensis, che lo ha battezzato con questo nome in tutto il mondo. Quindi oggi è conosciuto e visitato da visitatori di ogni parte del mondo. Sulle montagne sopra Rossano, a quota 1000, si estende per circa 8 ettari l'oasi del WWF di Cozzo del Pesco. L'intera area è dominata da magnifici castagni chiamati i giganti di Cozzo del Pesco. Alcuni di essi hanno dimensioni colossali, 8 metri di circonferenza e un'età di oltre 700 anni. Carmen, ho assaggiato la tua panna cotta, la liquirizia, e vorrei poterla rifare a casa. Mi insegneresti a farla? Certo, intanto sono contenta che vi sia piaciuta. Allora, vi dico gli ingredienti che vi occorrono. Vi occorre della panna fresca, del latte, della colla di pesce, la liquirizia e dello zucchero. E infine delle radici e della liquirizia per decorare il piatto. Allora, falla tu, sì, certo. Okay. Devi versare la panna, il latte, lo zucchero nella pentola. Okay. Tu intanto puoi mettere a bagno la colla di pesce nell'acqua. Allora vado. Vai. È semplicissima. Sì. Con il suo aiuto poi, senz'altro. Vado con il latte. Quindi. Vai con il latte. Ok. Lo zucchero. Quali sono i tempi di preparazione? È molto semplice, è un piatto dolce veloce, perché adesso si mette sul fuoco un cucchiaio e quando inizia a bollire si toglie dal gas, si inserisce la colla di pesce e si aspetta un attimo che si raffreddi. Comincio col girare. Inizia a mescolarla, devi mantecare un attimo tutti gli ingredienti e poi ci spostiamo sul gas. Ma questo è un piatto tipico, quindi? È un dolce dove usiamo la liquirizia, che è tipica della nostra terra. A noi piace la liquirizia. È molto buona. Eh sì, anche a me. Benissimo, bravissima. Ora ci spostiamo sulla cucina a fuoco lento, altrimenti la liquirizia fa i grumi. Vai. Continua a mescolare fino a quando la liquirizia non si scioglie. Bene, allora una volta che la panna cotta è iniziata a bollire, dobbiamo inserire la colla di pesce. Si strizza dall'acqua, devi togliere tutta l'acqua, la versi nella liquirizia e devi girare perché si deve sciogliere. La devi fare sciogliere? Sì. Una volta che si è sciolto, versiamo la panna nei contenitori che più ci piacciono, negli stampini. Ora la metti nello stampino. Okay. Occhio. Devi riempirlo lo stampino. Allora, questo è il prodotto finito dopo 3 ore. E a te il piacere di decorare il piatto. Versalo nel piatto e usa la liquirizia per decorarlo. Ok, magari faccio così. Fai come ti
infatti è più semplice. Bravissima, ora decora il piatto come vuoi tu. Che bello. È carina, no? Anche buona. Allora, procedo con i rondetti. Va bene. Ma come ben sappiamo non è l'unico piatto che prepari con la liquirizia. Abbiamo assaggiato delle alici buonissime. Guarda, le alici le ho fatte per voi, le ho sperimentate per voi, perché volevo proporvi un altro piatto salato con la liquirizia. Quindi mi dovete dire voi se il piatto è stato gradito, così lo inserisco nel nostro menù. Bene, grazie, sono contenta. Benvenuta. Bellissima, brava. Fare un regalo, quali prodotti mi consiglierebbe? Ma c'è l'imbarazzo della scelta. Le potrei consigliare il nostro liquore, l'Eisir, che è un prodotto unico al mondo perché è fatto con la radice di pulizia, con la materia prima, come del resto tutti i nostri prodotti, perché noi facciamo prodotti solo con la radice di pulizia, quindi non la trasformiamo. E quindi il nostro liquore è un prodotto unico, si vede anche dall'aspetto, dal colore ambrato, perché è fatto solo con alcol ed infuso di radice di pulizia. Quindi ha un gusto molto particolare e lo si può utilizzare sia come fine pasto, ma anche si presta molto bene per la realizzazione di cocktail, per esempio. Particolare, e poi, anche la confezione regalo. Sì, è una confezione regalo già come vedete completa, perché ha il suo sacchettino, quindi non c'è bisogno di altro. E poi le potrei consigliare anche le confetture a scelta, sono tre, dalla più dolce alla più amara. La più dolce è fica e liquirizia, clementina e liquirizia, e poi bergamotta e liquirizia. Come ha potuto capire, noi utilizziamo anche altri ingredienti che sono delle eccellenze del nostro territorio, come le clementine e il bergamotto, che sono eccellenze calabresi. E poi le potrei consigliare anche questa bibita molto fresca e dissetante, specie per questo periodo estivo, ha tante qualità, va bene anche per chi fa le diete, perché senza zuccheri aggiunti, perché c'è solo il bergamotto, che è succo di bergamotto puro e biologico, e poi la nostra radice di liquirizia in infusione. Ed è molto fresca e dissetante. Per gli sportivi. Sì, anche per gli sportivi è buonissima. E poi, sia per i fumatori ma anche non, ci sono i nostri bastoncini che sono masticabili, sono molto gradevoli e sono biologici al 100%, sia con la corteccia che senza corteccia. E possiamo realizzare queste confezioni regalo, metterci i nostri prodotti e quindi fa un ottimo una curiosità. Odore. Come nasce la liquirizia? Allora, la liquirizia nasce dalla materia prima, che è quella che noi utilizziamo per i nostri prodotti, quindi la radice di liquirizia, che è una radice che nasce spontaneamente nel terreno, e in particolar modo la Piana di Sibari è particolarmente evocata proprio alla crescita spontanea di questa radice. E viene quindi estratta dal terreno, dopodiché nella nostra azienda viene sottoposta ad un processo di lavaggio, apposite lavatrici, di taglio e di essiccazione in forni per l'abbattimento di eventuali batteri presenti. Visitiamo l'Abbazia di Santa Maria del Patire, un complesso religioso fondato intorno al 1095 dal monaco e sacerdote Bartolomeo di Simeri. In epoca normanna divenne uno dei più ricchi e rinomati monasteri dell'Italia meridionale. All'esterno restano le tre imponenti absidi rivolte ad oriente, in un'ampia spianata che danno il senso della grandiosità dell'edificio. A fianco della chiesa le ampie arcate residue introducono nel chiostro e nei ruderi dell'antico monastero. Senza ombra di dubbio è una delle più belle architetture dell'arte romanica normanna. Il tramonto. Una chitarra e una dolce melodia cantata per salutare Corigliano Rossano,
con occhi pieni di stupore e meraviglia. Thank you.